Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Quindi bentornati ragazzi in casa Redfield. Eh, siamo qua con <ride> Oddio, che dovrebbe dare un regalo romantico. Ma che cacchio gli regali qua? Tutto schifo. Io non lo so, vabbè, ma dai, ma io non ho parole, vabbè, ehm um lasciamo stare e anche lei vorrebbe dare un regalo romantico, notare il divertimento ragazze, vediamo se tu hai qualcosa di meglio da regalare visto che eh, insomma abbiamo avuto da criticare ecco um... non è che pure tu stai messa <ride> però puoi regalargli una foto almeno ta? guarda tesoro cosa ti ha regalato una foto delle nostre figlie non sarebbe una foto meglio una foto vostra cioè <ride> una questione più di logica tieni tesoro Capisco che magari non sia romanticissima come cosa, però... Eh, era per dirti quanto amo te e la nostra famiglia. E lui, oh, tesoro, sei così dolce. Certo che apprezzo la, la foto. E eh, vai, ok, perfetto. Quindi, siccome i nostri hanno anche bisogno, ragazzi, di un pochino di... Oh, tieni, questo è invece è il mio regalo per te. Vedi quanto sono romantico? non è che sta a far morfigo, perché voglio dire, insomma, dai, abbiamo capito. E... sì, dicevo, ragazzi, fai fichi fichi con Gillian. Eh sì, i nostri, come potete vedere. Cioè desiderio di... No? Chi è? Ehi Sherry, sono io, Mirko, ti andrebbe un appuntamento? Oh, santa pera, perché no ragazzi, è la vigilia di Natale, come potete vedere, ma noi dobbiamo stare a casa fondamentalmente nel pomeriggio, è eh, mattina, quindi perché no, potremmo andare magari ecco a colazione, fare tipo una sorta di colazione, certo al bar Serpentassonagli, tesoro, non è proprio il massimo, però... Secondo me lei sì, cioè sappiamo che a Sherry piace stare al centro dell'attenzione, ragazzi. E sappiamo che uh, Mirko non um, diciamo che non le rimane indifferente, però non ha intenzione, lei è una che fa la preziosa, ragazzi. Quindi non ha intenzione di uh, come posso dire um, cedere molto facilmente, vediamo un po' come si mette la situazione. Perché alla nostra Sherry, io, oh, ragazzi, ce la vedo, a lei piace giocare, eh sì. È una un po' che gioca, quindi vediamo, ragazzi, se Mirko starà o meno al gioco di Sherry. Allora, lei, come vede potete vedere, dice: ah, Sono felice che mi hai invitato. Volevi per caso darmi un regalo di Natale? eh? E lui dai, lo sai perfettamente perché. No, non lo so, <ride> vedi, mm, mi sorprendi. Non so se è caduto su una buccia di banana, e vuoi dirmi che non puoi allenarti, <ride> sarebbe divertente, non credi? Io sono sicuro che invece sai perché ti ho invitata qui. A proposito di allenamento, guarda, queste sono le foto eh, che ha scattato mia sorella l'altra volta. Beh, sono veramente belle. Però, vedi, ti ho invitato qui per un motivo. Mm, oh, sì, per mostrarmi l'abito nuovo che hai acquistato. Devo dire che stai molto bene. Sì, sappiamo che domani è Natale, quindi non preoccuparti, vedete, lei è fiduciosa. Perché sì ragazzi, ma anche lui lo è Lui è fiducioso che magari questa volta riuscirà a far capire a Sherry Quello che prova veramente E lei è fiduciosa nel fatto che nonostante tutto ehm... È brutto detto così Tesoro che stai facendo qua? Ma, ma, vieni di prima mattina? Bene, stiamo messi veramente bene Dicevo, lei è fiduciosa nel fatto che nonostante tutto Ragazzi, riuscirà un po' secondo me a farlo capitolare Cioè nel senso, ehm Può sembrare brutto detto così, però a lei diverte il fatto comunque che lui eh, sia un po' una sorta di... Mh, eh, volevo dirti, guarda, che anzi ho visto il mostro di Loch Ness, va bene, ti ho cambiato qui per questo. Lo sai che non voglio perdere tempo a prendere mosche, ma sì, dai, un po' di languore, entriamo dentro, dicevo. Lei sa che, ripeto, è brutto detto così perché non è quella l'intenzione, però che fra virgolette se lo può un po' girare come vuole, perché lui ha una cotta per lei e quindi vuole un po' come dire godere di questo... Di questa cosa certo non è il massimo che a un appuntamento ci sia vicino a te tua zia eh, riconosco però che devi fare quindi vieni qua e prenditi una porzione insieme perché poi magari potreste sedervi da qualche parte certo non c'è un tavolo solo per due no c'è eccolo qua e poi sediti insieme qui per favore sedetevi ragazzi perché insomma non, non mi sembra proprio il caso di come dire trascorrere questo incontro con tua zia non credi anche tu tesoro? Eh, no, do non dovreste, vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Si sono seduti vicini qua. E, mm, e lei magari farà una conversazione profonda. Dicendo: Allora, parlavamo degli allenamenti, giusto? Eh sì, forse sì. Eh, non è la morte di nessuno. Se sei caduto su una buccia di banana ti sei fatto male, non puoi allenarti. Ma non è successo questo? Lui è snob, ragazzi. Quindi, oddio, proprio perfetto per lei. Ma davvero sei snob? Oh, non ti appena neanche a farla apposta. E, mh, e lei, magari, secondo me, un po' abbattuta. Eh, tipo. Lo, lo prende un po' in giro. Nel senso che gli dice, certo. Eh, Magari immaginiamo, ecco, tipo, fai delle facce buffe, che è un po' sfottò. Certo, che potevi portarmi in un posto migliore di questo, eh? 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 Non potevi portarmi, che ne so, a un laghetto romantico a guardare le anatre, come fanno tutti? Eh? No, hai preferito questo posticino un po' scadente? Che c'è? Ti si è rotta l'auto e non potevi accompagnarmi lì? Eh? Certo potevi farla, una ricerca sul computer, e cercare un posticino carino, non è da te. Vabbè insomma. Dopotutto oggi è la vigilia di Natale. Eh, non, hai, non hai letto nessuna recensione su questo posto? Eh, perché sai sono venuta qui quando invece dovevo stare a casa ad appendere le luci le natalizie. Quindi... Mm, sì, senti, lo so che magari qui uh, non è il massimo, non dovrei portare una come te a mangiare tre mezzine al formaggio grigliato. E anzi, dovrei portarti in un posto dove c'è anche della buona musica. Beh, diciamo che te siamo simili, no? No, o sbaglio? Ecco, sì. Ma no, è una bella voce, perché sì, la nostra. E guardate lui come si entusiasma. Voglio dire, perché mm, immaginiamo che. Visto che. Anzi, ci tengo, prima di tutto a dire una cosa. E capitano cose mistiche, ragazzi, io vi giuro che non so perché capitano queste cose, mi rode anche un po'. Notare Sherry, ragazzi, 23 giorni al passaggio d'età. Ora direte, vabbè, non c'è nulla di strano. Notare Rebecca, ragazzi, 25 giorni al passaggio d'età, <ride> quindi non capisco perché c'è questa differenza fra le gemelle. Perché, ragazzi, le gemelle. Eh... Sono cresciute insieme, cioè quindi non, non riesco proprio a capire perché in The Sims capitino queste cose. Tu sviluppa l'abilità di logica. Eh, tu non lo so, pure tu magari potresti sviluppare l'abilità di logica. Eh, ragazzi, io vi giuro. Um... Sì, c'è cioè, manca solo che viene tua madre qua. No, volevo farle sviluppare qualcosa, no, lasciamola stare. Non capisco perché capiti. Comunque io volevo ringraziarvi perché ho visto che molti mi avete detto che uh, siete felici comunque che Sherry sia la nuova erede e molti vi aspettate grandi cose da lei. Quindi vi dico che uh, già la, la potete vedere come parte all'attacco. Insomma, non dovremmo stare qui a perdere tempo e a... cioè non prendiamo mosche, giusto? Oh. E lui, sì, beh, insomma, io volevo trascorrere del tempo con te. Poteva essere, no? Eh, in qualunque posto. So, magari avrei dovuto fare una ricerca migliore al... con lo smartphone. Beh, sì, magari leggere anche qualche libro sul romanticismo, tesoro, non guasta. Vedi, ma questa è una bettola? Beh, diciamo che, come dire, non condivideremo il letto, giusto? Cioè, non è che dobbiamo dormire qui. E lei, guarda, che veramente qui non c'è il posto per dormire, caro. Vabbè sì, ok, non devo prendere le mosche, ok? Eh, del resto, ti trasferirai a breve, no? <ride> tesoro, io sono l'erede. Non vado proprio da nessuna parte, guarda. Ok, allora ho toppato, dovevo portarti in un posto migliore, non in una bettola. Mm, e non mi sei rotta l'auto, comunque. Vabbè, raccontate una storia incredibile. No, a volte guarda sembri un po' un rannocchietto insicuro Veramente E comunque portarmi in un posto del genere Vuol dire guarda mh, Chiamare la polizia per me Capisci? Eh, Vedete comunque ragazzi Ora che il cane è cresciuto Lei comunque le vuole bene Le mi quindi eh, Che c'è? Sei un orso Non sai trovare un posto romantico? Mm? Mm? Lo sa però ragazzi lo fa Ecco parlare con te Cioè Ragazzi, è davvero piacevole stare con qualcuno con cui poter parlare per ore. Cioè, ragazzi, è proprio stracotto. Perché, nonostante lo stia praticamente stuzzicando, perché non lo sta, ragazzi, non glielo sta dicendo per insultarlo, è ovvio, lo sta dicendo perché lei ama stuzzicare. E quindi, nonostante lo stia stuzzicando da un bel po', questo poveretto, cioè, non <ride> le dice queste cose veramente, è disposto. Beh, devo dire, però, che in compenso è un buon sorriso che mi rallegra la giornata. bene, mi fa tanto piacere. Ma vieni qui, dai, fatti abbracciare. Lei... Mm, è solo un abbraccio e secondo me, ragazzi, un po' lei... Come dire, no? Eh, lo stuzzica. Se ti vedesse tua madre... Diciamo eh, che se non è che tu sei l'esempio, eh. Non dirmi che una come me, insomma, fa, ha fatto colpo su uno come te. Eh? Certo sei un bel ragazzo e inoltre ti vesti bene, però sai, mm, non so, lo sai Sherry che ti vengo dietro da quando stavamo al liceo, ti prego, mm, smettila di far finta che non lo sai, ok? Beh, diciamo che oggi ti farò il regalo di poter trascorrere qualche un, po', un po' di tempo con me e sei invitato anche questa sera alla festa mm, con la mia famiglia, quindi... Beh, ti porterò un bellissimo regalo di Natale allora. Eh sì, guarda, mi raccomando, e spendi qualche soldo in più dei soldi che hai speso per portarmi qua, tesoro. Mamma mia, sei veramente pessima. E mi raccomando che non sia un videogioco, eh. Perché con quello fai contenta mia sorella, di certo non fai contenta me. Ok, va bene, abbiamo capito, tesoro. Ehm, lei flirterà un pochino, ragazzi, perché secondo me vuole flirtare come... Perché lei piace comunque lui, però le piace l'idea di essere corteggiata e di non cedere subito, capito? Beh, sai, sono un ragazzo pulito, quindi. Ti pare che ti compro un videogioco? E lei, beh, sì, effettivamente magari potresti regalarmi un bel viaggetto. E neanche libri, mi raccomando, quelli mi piacciono a mia sorella. Eh? Del resto. Secondo me. C'è anche un regalo che tu vorresti da me in cambio per Natale. Potrei anche darti quel regalo, tesoro, ti prego, ti prego, non entriamo in dettagli tanti per cortesia, te lo chiedo, ok? Eh? Beh, oddio, eh, davvero? Beh sì, perché mica scoppierebbe una guerra, giusto? Eh? Non sei certo un lama? O oh, sbaglio? Eh? Eh, certo che sembra che si stia divertendo Beh, è stato piacevole, magari ti richiamerò Perché immaginiamo che anche lui, ragazzi, debba festeggiare comunque con la sua famiglia Guardatelo, come si atteggia E lei ovviamente farà una posa sexy No, se ne va? Ok Eh, si dice, "Beh, ora guarda, devo andare però Sicuramente stasera passerò Eh, beh, ragazzi, guardate lei quanto è <ride> Soddisfatta del tipo... L'ho veramente preso all'amo, sono una grande, eh sì, tesoro. Complimenti, sei davvero una grande. Ok, ragazzi, siamo tornati in casa Redfield e ci sono. <ride> Guardate, Jill e, e Dylan ha le prese con eh, i preparativi per la cena amichevole va bene certo tesoro mentre le nostre sono qua fuori a decolare l'albero e hanno tutti diciamo invitato perché Jill ha creato questo club natale in famiglia con il raduno attivo nel quale appunto abbiamo Claire Thomas e Alexia la piccolina cioè la piccolina e il piccolino sono rimasti a casa con la babysitter immaginiamo ragazzi perché comunque sì eh, non, non so perché non, non li faceva vedere ragazzi nel, cioè, è come se lei non li conoscesse quindi sempre le gioie simiche Mentre, vabbè, la nostra invece ha invitato il gruppo eh, Giovani Stelle. Quindi stanno tutti arrivando per festeggiare il Natale. Tesoro? È partito qualcosa? Notare le nostre quanto sono belle. C'è anche Babbo, che gioia. Lei con questo vestito, ragazzi, bellissima. E eh, ha già criticato sua sorella perché dice che sembra la monaca di Monza, conciata così. Però, a Rebecca piace questo abito, quindi non romperle pere, tesoro. Eh, ognuno fa quello che vuole. Oh, eccoli qua. Stanno tutti arrivando. Quindi, notare la casa di Redfield, ragazzi. Cioè. Avete presente le case americane che fanno vedere negli spettacoli televisivi? Ecco, più o meno stiamo qua. Perché notare, cioè. È, è praticamente esageratissima. Ma l'ho voluta fare apposta così esagerata, ragazzi. Perché ho immaginato che Jill, proprio. Ehm, si scateni, fra virgolette, a Natale. Non so perché, ma io me la immagino così. Quindi, vedete, ha decorato alla grande. E aveva decorato anche ecco, per i più piccini. Però eh, non so perché non mi calcola i piccolini. Mm, che vi devo dire, ragazzi? Misteri. Quindi eccoli qua, tutti pronti a festeggiare. Allora, dunque, vogliamo per favore. Oh, ecco. Perfetto. Qua abbiamo sistemato queste cose. Lei sicuramente non riesce a stare con la cosa che qua è tutto sporco. Quindi sono le nove. Direi che è proprio il caso di mangiare qualcosa. Anche perché c'è chi muore di fame, qua. Quindi direi che a questo punto, le ho fatto fare anche il prosciutto ragazzi, perché, mh, così per extra, però la vigilia di Natale ragazzi, prende una porzione insieme e si mangia il pesce, eh, di solito è così, quindi, allora avete visto che bello, non piove nemmeno a questa vigilia, la sta al solito ai tamburini nel cervello, certo che non piove tesoro, non aveva mica dato pioggia, bene mi fa tanto piacere. Comunque dovremmo rivedere la tabella eh, di marcia poi per eh, l'allenamento, perché sono sicura che insomma ehm, dovremo faticare molto per smaltire la cena. Beh, non ti preoccupare cara, certo che smaltiremo la cena, vabbè insomma abbiamo capito. Mm, ok, no tesoro non iniziamo, per favore, per favore. Allora sediti insieme, tu pure tesoro mio, questa già si sta... Allora, prendi una porzione, caro, e prova a sederti qua se ce la fai. Le ragazze, allora, volevo... Mm, sì, anche tu, tesoro, prendi una porzione. Ragazzi, non sarà facile perché sono 800 sim, però... Anzi, facciamo che lei chiama il pasto grandioso. Perché sì, vedete, c'è questa, anche questo da fare. Quindi chiama il pasto grandioso, tesoro. E lascia stare nel messistino. Insomma, ragazzi, sta casa. Cioè. Fa <ride> impressione da quanto è decorata, ragazzi. Ma mi piace troppo l'idea. Che Gino, insomma, è così fissata. Non lo so. Ce la vedo particolarmente fissata, ragazzi. Guardate pure qui. Cioè, ha proprio riempito. Ehm. Um... Spirito natalizio everywhere, insomma ragazzi, si è capito Allora, dunque, riusciremo mai? Secondo me no, perché già vi avevo detto di sedervi qui Sediti insieme qui e non vi state sedendo insieme lì Quindi perché mi fate ciò? Non, non che mi aspettassi ragazzi la serata al tavolo Perché figuriamoci, però Almeno non in camera da letto Che cosa cappero prendi tu il dolce? Ragazzi, no vabbè, qua è un disastro Allora, tu tesoro, vieni qua e prendi una porzione Prendi una porzione insieme con tutti i membri del club. Oh, loro sono qua. Perché vi ricordo che la nostra, ragazzi, fermi tutti. Ha espresso un desiderio. Fai fichi fichi con il caro Mirko. E secondo me. Fantemi stare zitta. Ma allora, dai, il regalo per la vigilia. Che, che regalo gli vuoi dare, tesoro? Io la vedo dura qua. Eh, infatti, non hai una cippa lì. Eh, vabbè. Mmm. Sì, immaginiamo, ragazzi, uh, magari ve lo siete dati in disparte, non so, perché qua è un disastro. Allora, vieni qui a parlare con lui, uh, quindi goditi la compagnia, ovviamente, tesoro, dopodiché immagino, eh, con risata, prova a rincuorare, perché secondo me lei è preoccupata che non ci sono qui le sue figlie, tesoro, ma non devi, cara, tu vieni qui, non... Uh... Questo sta in tuta, ma io non lo so. Vabbè, goditi la compagnia, cara. Però vieni qui, vai qui, su. Non devi isolarti e fai una risata viscerale con, con lui perché, come minimo, insomma, ragazzi, è una bella festa. Dove stai, te? Qua che bello, una gioia infinita. Allora, no, per favore, mangia fetta di torta di mele. Ma vorrei parlarsi, ecco, con lui. Magari, immaginiamo che gli chieda allora. Parla del club Natale in famiglia. Allora, come va questo Natale? Che ne dici? Eh, le bambine ti fanno impazzire. Insomma, sapete, classiche chiacchiere che si fanno un po'. Ehm... Uh, bacia sotto il vischio poi, tesoro. Ovvio che lo baci sotto il vischio. Mentre tu verrai qua. Pa, ti prego, non metterti dove non devi. Hai visto? Eh, sono venuto insomma alla tua festa. E lei ovviamente ragazzi farà No la un po' la preziosetta E gli farà battuta Cioè si complimenta per l'aspetto a battuta ragazzi Perché cioè nel senso guardate come si è conciato. Anzi secondo me Come minimo gli chiederà eh, Cioè chiedi di vedere l'abito da festa Cioè uh, da festa Diciamo da festa uh, Guardateli ragazzi eh, lei vi prende iniziative, lei sembra tanto paciosa, ma in realtà vi prende iniziative la ragazza. E secondo me proporrà anche a lui. Eh, vediamo un po' dov'è, dov'è, dov'è. Perché sì, ragazzi. Scatta una foto con, secondo me una foto con lui. E come se vuole farsela, ragazzi. È eh, come, come ricordo, ovviamente. Tu tesoro, puoi venire qui e parlare con tua sorella? Perché magari la vedi un po' preoccupata, diciamo, no? Um, descrivi la nuova idea, sì, oppure insomma chiacchiera con lei, esprime ammirazione, insomma ragazzi, l'abbiamo capito. Parla dei sogni, ecco sì, state tutti in compagnia, insomma ragazzi, è una bella festicciola, devo dire, dai, non possiamo lamentarci. C'è chi flirta, c'è chi si bacia, c'è chi... Oh, beh, così dovevi presentarti. Oh, vedi? Puoi stupirmi, vedi che così sei quasi bello come una statua. Eh, è di Marca quel vestito, immagino tu l'abbia pagato parecchio Eh sì, e lei come minimo no, uh, farà una battaglia a bordaggio dace ragazzi, perché ripeto le piace stuzzicarlo Quindi tesoro vogliamo farci questo, questa foto Eh? Hai visto, nonostante gli impegni sono venuto perché il nostro rapporto per me non è come un gioco E anche lo sport viene sempre dopo di te, ricordatelo Oh, che tenero. Che sei. Ok, allora dunque. Lei lo adulerà come minimo poi dopo. Tesoro hai finito? Basta, molla al piatto. Sono nel caso di stare qua a ingozzarsi. Lui che sta facendo? Eh, tra poco, qua, ragazzi, c'è il crollo. Oh, interagisci con Babbino, va. Fai la presentazione allegra con Babbo. Dopodiché, ragazzi, io direi che qua, come minimo, um, apri Donnie con ci proviamo, almeno non so se posizionati così ce la facciamo, ragazzi, però immaginiamo che almeno con la famiglia. Ma dov'è la piccolina? Alexia, tesoro, fatti vedere che ti ho sistemato anche il look. Ma dov'è Alexia? Vabbè, intanto foto foto, ragazzi, perché come minimo si fanno la foto. Eccoli qua belli come il sole, guardateli. Che meraviglia! Cambiamo i vari effetti, se sì, proviamo un po' Non so, questo, parecchio luminoso. Oh, ecco così. Ma non siete bellissimi? Siete bellissimi come? Ora tu dovresti un attimino trovarmi tua nipote. Perché non so che cappero di fine ha fatto la bimba. Ragazzi, ma dov'è Alexia? Non la vedo da nessuna parte. Tesoro, ma sei da qualche parte qui? No. Che fine ha fatto la piccola Alexia, ragazzi? Non, ho, non lo so, mistero. Eh, non lo so, vabbè. Tesoro, vieni qui, per favore. Ecco, se n'è andato, babbo. Giustamente ha detto: Sentite, qua è luna di notte, io me ne vado. Oh, guardate che si abbracciano. Ragazzi, meraviglioso. Allora, dunque, ce la facciamo ad aprire per questi regali? No, secondo me non, non ce la fanno, ragazzi. Secondo me non ce la fanno. Proviamo ancora. Con Alexia, proviamo. Ecco, ragazzi. Perché io, insomma, ci tenevo magari. però. Secondo me sono posizionati in un modo No ce la fanno zitti zitti che forse ce la fanno Vedo delle mm, Chi è che sta dormendo qua Ah no sono le api ok ragazzi perfetto Mi ho preso un colpo magari ho pensato qualcuno è svenuto Forza in famiglia tutti ad aprire i regali Guardate come si abbracciano Ragazzi è meraviglioso Proprio Uuuuh. Ragazzi che meraviglia Dai ci sta come festicciola Devo dire che non è andata neanche troppo male Solo che non vedo Alexia Ma perché non vedo Alexia ragazzi? Ma che tristezza Ma dov'è? Eh vabbè io ci ho provato ragazzi Che vi devo dire Ce la facciamo aprire questi regali ragazzi miei Senti io sono curiosa Apri un attimo i doni con Proprio con Alexia Voglio vedere che cappero di fine ha fatto No ragazzi non ce la facciamo vabbè pazienza Allora senti tesoro vieni qua Apri la sorpresa festiva Niente che è? Che è successo? Guarda te la metto Qua ce la fai Posizionata qua So che c'è il trucco attivo ragazzi però Oh dai ha avuto successo per te tesoro Non male eh, Ovviamente tua figlia si scatena con Balla insieme Perché vi pare che non balla lei Voglio dire ragazzi come minimo Tutti a ballare forza Cosa hai trovato, tesoro? Eh, qualche caramellina? Va bene. Tu sei molto giocoso. Io mi darei una calmata, caro. Mm, Mirka è diventato buon amico di Sherry. Che bello. Allora, vieni qua, tu. Eh, apri la sorpresa festiva. Facciamo aprire una sorpresa festiva a tutti. Dai. Forza, che poi tocca pure a tua figlia. Apre anche lei la sorpresa festiva. Oh, vedete che c'è chi ce la fa da doni Ma allora siete voi che siete rimbambiti. Mamma mia, ragazzi, qua c'è il panico proprio. Ehm. Um, dai, uh, condividi un segreto. Dopodiché, magari potresti anche discutere degli interessi. Dylan ha ricevuto il tabletto. Vabbè. Che mi fa piacere per te, tesoro. Poi potresti. Oh! Uh, un odio al Jazz 6 quartetto fantasma. Che bello tesoro. Che bei doni. Vieni un po' e apri la tua sorpresa festiva pure tu. Tu, tesoro? stai ballando, beh certo, sei scatenata come non mai. Jill, tesoro, ti eri già andata a rintanare... Mh, a letto? No, ti prego, cambiati d'abito. Eh vabbè, una... una cosa qua che... no, non era questo, aspetta, aspetta. Una cartolina, meglio di niente, abiti, cambia d'abito, tesoro, tu indossavi questo, così poi vai pure in bagno. Eh ragazzi, una festa strepitosa proprio, usa, vai, vai in bagno, per favore. Qua c'è chi si scatena, c'è chi si sta in tuta, c'è il mondo ragazzi, non... Uh... Ok, c'è il, uh, pa il panico. Allora, tu chiacchiera con Michela, dire di no e a questo punto per favore apri anche tu la sorpresa festiva. Perché è giusto che apri anche tu la sorpresa festiva. Perché ragazzi? Eh, voglio concludere un po' la serata diciamo, no? Sono tutti presi dalla festa, quindi secondo me la nostra... Um, vuole un attimo appartarsi. Con eh, Mirko. Quindi proverà a fare fichi fichi con lui. Ce la faremo? Vediamo se ci sono porte bloccate, ragazzi. Soprattutto perché, ecco, sblocca. Poi la bloccherai per tua madre, però perché non è il caso di farsi beccare. Lei vieni qui. Eh, vabbè, ma proprio adesso dovete entrare là. Oh, non si può sbloccare una porta, ragazzi. Che dici se visto che siamo ancora nel vivo della festa? Io e te, tu ed io. Ok, vabbè, abbiamo capito. Tu balla. Uh, tu pure, tesoro, balla. Tu, dai, vieni a ballare un po' anche tu. Lo so che sei stanca, però balla. Su. E notare. Oh mio dio, ragazzi. Senti, becca tuo padre. Non voglio neanche pensarci, ok? Ehm, fai, figi, figi, basta. <ride> Tutti vogliono fare fighi fighi qua, per favore. Oh, state ballando? Ecco, meno male. Questa che cappero sta facendo, tesoro? Ma perché te la sei presa così tanto? Meno è che hai litigato con tuo marito prima di venire qua, perché ti vedo troppo col plum up girato. Obiettivamente, ballo. Sì, mm. senti. Sì, lo so, ti disturba qua la cosa. No, eh, vieni qua, per favore. Vai qui. E c'è anche lui... Ecco, no, sta buttando l'immondizia lui. Fermi, fermi, vediamo se ce la fa. Bravo, tu sì che sei un ragazzo pulito. Sarai un po' snob e secondo me è ripulito proprio per questo. Però ragazzi, a questo punto, um, secondo me, lei uh, vuole flirtare con lui. Gli manderà anche un bacio. Dai, vabbè, non è proprio il momento di ripulire tutta casa Redfield, per favore. Abbiamo qualcosa da fare? Puoi tornare qui, ragazzi, che disastro. Tesoro, no, non è proprio il caso che ti addormenti qua. Vedi, lui si sente più in forma che mai. Ecco, cambiati perché non devi dare nell'occhio, tesoro. Dobbiamo far finta che tutto ciò non sia mai accaduto. Capisco che sei esaltata in questo momento, ma rivestiti, ecco. Non andarmi in <ride> giro in pigiama! Ti fai sgamare subito, ti prego. Ti prego. Chiedi di vedere l'abito, mettiti il formale. Cambiati cambiati. <ride> dicendo lei, non puoi uscire così, eh, certo. Eh. E magari, ragazzi, a questo punto. Eh, non è il caso che ti cambi, eh. Sai com'è? Mia madre, eh, se ci becca qualcuno. E lo dice: Beh, certo, in effetti sarebbe il caso di cambiarsi. Oh, perfetto! Quindi vieni qui, tesoro, e tu. balla e direi che lui... Ma dove è andato lui, raga? Ma che dormi sul letto di tua figlia? Per favore, nel letto di tua figlia no. Oh, visto che lei vuole fare fichi fichi, fai fichi fichi con Dylan. Basta così, così poi vai a dormire. Tesoro, basta stare qua dentro. Che se ti beccano qua, possono sgamare qualcosa. Io non voglio dire altro. Ecco, Sido due qua stanno invece flirtando come non mai. Quindi lei esprimerà ammirazione, guarda. Ma dai! Ma che... <ride> Ma che è sto schifo? Stavo quasi per dirti che hai un bel sorriso. Invece, guarda. Uh, veramente, ma ci si comporta così? Eh? Sei veramente. Fai, cioè, fai schifo. Sei peggio di un bidone dell'immondizia. Vabbè, dai, ma era una cosa scherzosa. Te l'ho fatta apposta perché so che tu, sei. Hai la puzza sotto al naso. Te, invece, no, bello mio. Vabbè. Uh, no, tesoro, non è ancora il momento. So che stai per crollare. Ma a questo punto, io direi che lei farà un, di nuovo una battuta di abbordaggio audace. Molla, molla. Dopodiché, secondo me, un primo bacio, ragazzi. Ma ripeto, è per stuzzicarlo. Non è perché lei ha intenzione di fare qualcosa di serio con lui. Però è per stuzzicarlo. Quindi fermi tutti, perché a questo punto ce la facciamo? Ce la facciamo? Dai, che è mattina qua. Questa sta per svenire. Datti una mossa, bello. Ma che chiacchiera con Mirko? Chi se ne frega di parlare con lui? Dobbiamo concludere l'episodio e vediamo, fermi perché non posso. Non posso perdermi questo momento, ragazzi. Fermi tutti. Ti prego, fammi vedere cosa hai intenzione di fare perché, te eh, se sei pericolosa. Allora, fermi tutti. Direi che noi facciamo così: azioni, non puoi modificare i gruppi durante un riunione del club. Porca puzzola, è vero. Quindi facciamo una cosa: vai qui insieme. So che andrete uh, tutti, no? Ecco impara a conoscere Mirko Sì vabbè perché no Ma lo conosci Mirko però mi sa tesoro eh Eh conosci tutto di lui Vedete è affiliato Snob attivo Cappero praticamente è la tua copia Va bene mi fa tanto <ride> piacere ragazzi Ce lo vedo proprio per lei Ed è a questo punto che Vedete proprio a sfottò Perché lei lo fa davanti a tutti E davanti a tutti lo bacia Che mm. Mmm Così, vedete, guardate, lui rimane... Non se l'aspetta. Su, dai, ti faccio questo regalo di Natale. Guardate lei, ragazzi. <ride> Con tutti i loro amici intorno. Ma sei tremenda, me non lo so. Ma Guardala. Ma, cioè, sei proprio pessima comunque. Dopodiché lo vuoi conoscere, uh, direi che... <ride> Non c'è un cacchio da conoscere qua Ragazzi, cioè, questa mi farà diventare pazza No, non c'è nemmeno poi Eppure se ci fosse non ha senso Quindi a questo punto lei dirà Comunque ora sono stanca, ragazzi Ci vediamo um, Perché Natale, cioè, la vigilia è con loro Ma Natale è in famiglia Quindi poi ci vediamo, eh Per organizzarci per uh, l'allenamento Va bene? Ecco, fai pipì come una campionessa E buonanotte a te E a tutta la tua famiglia Pure tu vai in bagno Ragazzi, è tremenda, è una cosa tremenda sta ragazza qua. Per favore, vai in bagno pure tu, dopodiché, anche tu, buonanotte, eh, e che dire, ragazzi, io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. E come se possiamo fermarci qua? Tu, termina storad uno, ti prego. Perché qua tutti. Va bene, noi andiamo, eh. Guarda, è stato bello. Sì, te, cara, non sembra proprio perché stavi col plumbob girato tutto il tempo, però vabbè. E quindi, ragazzi, sì. Se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace, e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, nell'info box, trovate tutti i vari modi per contattarmi. La programmazione del canale basta, tesoro, nonché le mie playlist. Ma soprattutto il link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay, ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando, andate in tutti i loro canali ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente la pena Sono bravi, simpatici, talentuosi, attivate la campanellina perché solo in questo modo vi arriverà una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video nel suo canale Quindi non rischierete mai di perdere i contenuti appunto che portiamo nei nostri canali io spero davvero che vi sia piaciuto, mi sono divertita tantissimo a girare questo video. Nel prossimo episodio, ragazzi, festeggeremo il Natale in casa uh, Redfield. Lei dovrebbe andare fra due ore a conoscere Siema il mercato delle spezie, certo, come no. E mh, lei, invece, come potete vedere, c'è ancora la festività. Non so perché non abbia dato anche a lei la festività. Sinceramente, no, pure lei però ha il lavoro fra due ore. Lui fra due giorni. Quindi, vabbè, mh, prende sta famiglia. È un disastro, ragazzi. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate um, di Rebecca. Che, come dire, eh, voleva fare fichi fichi con il suo amato e quindi l'ha fatto di nascosto, ragazzi, durante la festa. E fatemi sapere invece cosa ne pensate di. Cherry come si sta comportando con Mirko detto questo ragazzi vi ricordo un'ultima cosa ovvero che ho aperto un nuovo account Instagram nel quale sto pubblicando um, eh, una, la storia della famiglia Huggins quindi mi raccomando si chiama baluccia Sims stories lo trovate comunque in descrizione um, nel video ragazzi quindi che dire io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio vi rimando come sempre al prossimo e quindi Festeggeremo il Natale in famiglia sul Soul Seniors E non